Storia e curiosità di Venezia, mercato di Rialto. Tornando a casa presto la mattina, alle prime luci dell'alba, ho la fortuna di passare accanto al mercato più famoso di Venezia, quello di Rialto, e visto che ultimamente si parla della crisi dello stesso, cercherò di pubblicizzarlo e mostrarvelo un po'. Esso si divide nel mercato del pesce, pescheria, e mercato ortofrutticolo, erbaria. Qui si assapora la vera atmosfera popolare veneziana. Il mercato del pesce è un bel edificio di mattoni rossi, con grandi archi coperti di pesanti tendoni. Qui si possono trovare tante botta ittiche locali, come seppie, peocci, canocce, masanette, moeche e sardelle. Per trovare i prodotti migliori è il caso di andare presto la mattina, o per fare qualche affare si può arrivare per mezzogiorno prima della chiusura. Mercato ortofrutticolo. Accanto alla pescheria abbiamo il mercato ortofrutticolo erbaria, in cui potrete trovare la miglior frutta e verdura delle zone limitrofe, in particolare dell'isola di Sant'Erasmo. Per arrivare al mercato si può prendere la linea 1 del vaporetto e scendere alla fermata Rialto Mercato. E per chi non è di Venezia e vuole provare l'ebbrezza di andare in gondola per 1,50 euro, c'è il traghetto che va a Santa Sofia, sempre dal mercato. Per le curiosità storiche della zona, vi lascio il link in alto a destra per un video apposito.